Io ho fatto le elementari a San Pietro e poi ho fatto le commerciali, che si chiamavano Istituto Tecnico. Alle elementari c'era anche cultura fascista e anche alle commerciali avevamo computisteria, stenografia, dattilografia, pratica commerciale, avevamo tante materie, canto, musica. Il libro della quinta elementare, c'era il decalogo della piccola italiana, il tratto del Duce, si parlava del re, della famiglia reale. Facevamo il diario ogni giorno. Stamattina la signora maestra ci ha riunito, ci ha detto che fra gli eroici soldati, uno che ne fu uno più che amava l'Italia, era Benito Mussolini. Qui nel mio diario dico anche che un certo periodo ho chiuso la scuola per l'influenza. E che io ero molto dispiaciuta, ma non credo proprio a quel che ho scritto, perché penso che sarei stata contenta. Una volta i maestri picchiavano anche, la mia non picchiava, però ci prendeva, ci sollevava per le mani e ci scuoteva un po' così, però eravamo abituati. Eravamo solo femmine, perché la scuola commerciale era divisa tra maschi e femmine, due entrate e professori diversi dai maschi e dalle femmine. Noi alla mattina si entra all'elementare, alla mattina si entrava in classe e la maestra ti faceva alzare, si usciva dai banchi, no? E si faceva qualche esercizio ginnico appunto sul corridoio tra i banchi, e ogni tanto, forse una volta alla settimana e nei mesi estivi, si usciva dal cortile. Allora lì si faceva girare soprattutto la marcia, perché nel tempo del fascismo era molto importante la marcia. E tutti eravamo Balilla, e quando si cominciava le elementari uno diventava Balilla per il fatto che andava a scuola, anche sulla pagella c'era scritto su Balilla proprio. E poi dopo i 14 anni si diventava avanguardista, e dai 18 anni in avanti c'era l'obbligo del famoso sabato fascista, non so se l'avete sentito parlare, era una preparazione diciamo al servizio militare. So che i miei zii, per esempio, che avevano quell'età, venivano a Crema e lì o facevano esercizi ginnici, oppure venivano, c'era una persona, un gerarco, che dava delle informazioni, diciamo, ma sempre di carattere politico, di carattere partitico e politico. E si ricorda se durante quegli anni è stata bombardata prima? Ricordo benissimo, questi qua sono ricordi che non li dimentichi mai. Venivano a bombardare il ponte della ferrovia sul Serio, lo ritenevano un passaggio strategico. Noi sapevamo oramai quanto sganciavano, infatti vedevamo tutto il fascio delle bombe che si staccava dagli aerei, normalmente erano 9 o 12 aerei quadrimotori, si vedevano le bombe, mezzo una ventina di bombe che si sganciavano tutti insieme, e si sentiva l'urlo delle bombe che tagliando l'aria, incontrando l'aria, facevano questo rumore assordante, e venivano giù, poi le bombe non le vedevi più, ma intanto sentivi la terra tremare, vedevi un fungo di polvere che si alzava e poi sentivi lo scoppio, ecco, lo scoppio arriva dopo. Specialmente quando passava Pippo alla sera, che era il preavviso. Pippo era un apparecchio che faceva ricognizione per dare il segnale a quelli che c'erano a terra da suonare l'allarme, perché c'erano in arrivo gli apparecchi bombardieri tedeschi e così. Allora c'era Pippo che girava, era un apparecchio piccolo con un potente faro che illuminava e captava quando arrivavano. Allora suonava a terra, suonavano l'allarme e la gente scappava a nascondersi, perché le fabbriche, specialmente l'Olivetti, la Ferriera, erano attaccate al ponte dalla ferrovia.
dove acquistavate i vestiti? Non si acquistavano i vestiti, si facevano con quello che avanzavano dai grandi, scartavano i pantaloni, i genitori gliele facevano i bambini e lo stesso per le femmine. Non c'erano negozi che ci sono adesso e c'erano le sarte che aggiustavano o rifacevano da un pezzetto di stoffa, dal tabarro di militare ti facevano dentro il cappotto. E coi capelli facevi la tomaia sopra degli zoccoli, andavi dalla crema, c'era una segheria, ti facevi fare la forma dello zoccolo e con la cosa del cappello ti facevano la tomaia sopra e con le ruote, la gomma delle ruote di bicicletta te le mettevano sotto perché così per la strada non scivolavi quando c'era la neve. Allora in casa c'erano i camini, non c'erano le stufe, allora appena cominciavano a maturare un pochino, perché allora si aveva anche fame, andavamo a raccogliere le pannocchie nel campo, le infilavamo con un bastoncino e poi le mettevamo quando riuscivamo a averle era la cosa più buona che c'era. Il pane, ci davano le tessere e quel pezzetto, mi ricordo la mia mamma che faceva i pezzetti, ognuno il suo pezzetto doveva farlo durare tutto il giorno. Io, essendo la maggiore, dicevo mangiare tu che hai più bisogno di me. E anche l'altra roba per mangiare, c'era borsa nera, cioè gente che andava, vendevano il sale a 1000 lire, il sale, perché non c'era neanche quello. Guarda, l'unico gioco che ho avuto quando ero piccolina, che c'era mio cugino che faceva il falegname e ci ha fatto il cavallo ad oro, che poi ci siamo, l'ha fatto per sua sorella e poi ce la siamo tramandati tutti mano in mano che si deve. C'era il cavallo ad oro, molto bello, ma non c'erano giochi. I giochi te li inventavi te tante volte alla sera, o altrimenti tante volte alla sera ti trovavi sotto il portico di casa. C'era mia zia che a lei piaceva moltissimo leggere e andava, lavorava all'inificio e l'inificio aveva una biblioteca. Allora lei andava a prendere i romanzi, poi li leggeva e alla sera quando ci trovavamo nelle stalle o nel cortile o sotto i portici ci raccontava cosa aveva letto, del coso. I libri preferiti di allora era la Liala. Quali erano i giochi che facevate da bambine? Belli. Palline di vetro, gioco di terracotta, sì. Sì, è vero, è vero, è vero. Le burelle. Sì, le burelle. Oppure la corda. Ne avevo così tante. Corda. O nascondino. Sì. In casa la mia mamma, nel tempo che c'erano le ciliegie, teneva i noccioli. Sì, sì. Erano tanti e poi di mano in mano sì, dovevamo indovinare quanti ne avevi in mano. Tutti seduti sul tavolo. E la mia mamma giocava con noi. Oppure si giocava a tombola la sera in casa. Si giocava, ma a me non è mai piaciuto, no. Mai, anche oggi che ci sono. Io non vado perché sta lì ad aspettare il numero. No, no, noi giocavamo non tutte le sere perché spesso la mamma leggeva, allora si stava tutti zitti ad ascoltare, ma si giocava anche a tombola, magari la domenica sera c'era qualche piccolo premio e allora noi bambini stavamo con tanta ansia per vincere. C'è noi per accontentare tutti, la mia mamma cuciva e io leggevo il Corrierino e i miei fratelli erano là ad ascoltare. Tutti i giochi. A Santa Lucia un gioco per ciascuno, non l'abbondanza che c'è oggi. Una la bambola, una la carrozzella, mio fratello il trenino o il carrettino, tutti i giocattoli di legno. No, il bello è che io quando si può parlare perché non siete più bambini. Preparavo io, ero io Santa Lucia, la mia mamma metteva i piatti e loro tre sì. Caramelle qui, tre caramelle lì, tre biscotti qui, tre biscotti lì, tutte le parti. E gli agrumi perché comparivano a Santa Lucia sì. E c'erano i mandarini, mandarinci, arance. No, mandarinci non esistevano, le arance, mandarini, e la mela. Qualche frutta secca . E questi erano i nostri doni di Santa Lucia. Una bambola magari di pezza, però il bello che io, sempre io, dovevo vestire la bambola magari dell'anno prima per mia sorella.
Era sempre lo stesso, però era vestita di nuovo. Tutte cose così. Noi una bambola in due, una carrozzella in due. E quell'arnese di legno si chiama la Monica. È molto così caratteristico il nome, perché sul milanese lo chiamano il pret e sul bergamasco il fra. Cioè abbiamo questo collegamento tra i termini ecclesiastici e questo arnese che scaldava il letto. Ma vi assicuro che era piacevolissimo andare a letto quando il letto era stato scaldato prima dalle brage dentro quell'arnese sotto, infilato sotto le lenzuola. Visto che le camere erano gelate, va bene, e che l'acqua dentro nel lavabo la trovavamo ghiacciata. E i servizi erano fuori dalla casa, perché non era onorevole avere il gabinetto in casa. Allora ce l'aveva solo i ricchi. E allora l'avevamo fuori in cortile e di notte veniva un certo uomo che non vi dico come si chiamava. Si chiamava Giosofatte e lo chiamavano Fatto Merda. Perché veniva a vuotare il Pozzo Nero. È il suo nome. E lui arrivava con il suo carretto, quei carretti come ci sono adesso per il latte. Un serbatoio. E dalla finestra, giù dalla strada, chiamava mio padre a alta voce alle 3 di notte. Piero! Piero! C'è qui Fatto. E allora mio papà veniva giù, gli apriva il cancello, veniva dentro e vuotava i gabinetti. Poi quella roba lì serviva per i concimi. Oggi ci sono i concimi chimici, allora usavano. Già alla vostra età andavo a fare le commedie. E io venivo a vederle. Non c'era mai niente. Dalle suore. E non avevo magari tempo di aver studiato. E allora andavo sul palco la domenica, non sapevo quello che dovevo dire, inventavo io. Io non ho mai voluto farle, invece ero piuttosto, era baldanzosa, io ero timida invece. Quando si faceva il saggio io lo facevo malvolentieri e la maestra mi diceva... Mi ricordo una poesia che è dietro, una volta un topolino, ghiottoncello... Sì, ma la maestra voleva... Era la sua, mi aveva detto, me la ricordo ancora più. Ma non era nel mio carattere, mi piaceva andarle a vedere. C'era fino a 50 centesimi, il cinema non c'era. Le suore canossiane, e se mancava un soldino non ci facevano entrare, Ma era un servibile. Ma mi piaceva da morire. Pensate in questo periodo, nel periodo di carnevale, tutte le settimane centesimi per entrare. Mi ricordo una volta che mia sorella, perché scendo alta, mi faceva fare l'uomo. Non possiamo.